gioco di prestigio. Ascolti, ma secondo lei si arriverà ad avere la donna robot, l'uomo robot? No, non credo, è impossibile, è impossibile. Yes. Eppure li stanno programmando, stanno facendo gli esperimenti. Ma non ci riusciranno. Ma se lei avesse la possibilità economica di acquistarla, una donna robot, l'acquisterebbe? No, perché non serve. Dalla alla Z? No, non serve. Perché non serve? No, è disumano. No. È disumano, ecco la parola giusta, è disumano. Grazie, molto ci... Prego. Mentre Guglielmo si è scioccato con i miei giochi di prestigio, grazie, peccato per chi non li ha visti, li rifarò in un'altra puntata. Siamo sempre a Serrenti, vedete, giriamo, c'è un bellissimo tavolo da gioco, posso fare anche... Buongiorno! Buongiorno! Voilà! Non c'è male. Viva Serrenti! Viva Serrenti! Oh. Asco, ma mi tolgo una curiosità. Mi dica. Ecco, ma voglio sapere una cosa da lei, ma una donna robot, lei la vorrebbe? Eh? Se ero un robot anch'io, sì. Ah, ecco, se era un robot lei avrebbe preso anche una donna robot. Certo. Ma in caso lei non è un robot. No. Appunto, non essendo un robot. Non essendo un robot vorrei una donna, non dico molto, ma bellissima come lei. Grazie. Cos'è? Sta facendo la corte alla signorina? Certo. Complimenti. Arrivederci. Arrivederci. 3x3? 6. Sopra la panca? La gamba che ne fa? No, gamba, sotto la panca? Lo fa, lo suggerisci? Certo. Vabbè, allora è lei che ci ha invitato. Buongiorno! No. Come va? Bene, bene. Ascolti, mi tolgo una curiosità. Ma lei è una donna robot, la vorrebbe? Io? No, no. Non le piacerebbe. Bravo, bravo. Arrivederci, buona giornata. Andiamo. Buongiorno, signora. Come sta? Bene, bene. Viva Serrenti! Viva! Signora, ma dica la verità, lei è un bellissimo uomo robot, lo vorrebbe? No. Che fa tutto dall'A alla Z? No, non mi serve l'uomo. Non le piacerebbe? No. Ma è in carne ed ossa, soltanto che c'è una macchina dentro che gli regola tutto. No, non mi serve. Non le piace. Va bene, arrivederci, andiamo. Buongiorno! Come va, tutto bene? Benissimo, e tu? Bene, viva Serrenti! Viva! Oggi c'è poca gente in giro comunque. Però abbiamo deciso di fare comunque la puntata, perché sennò poi dico che non andiamo mai. Bello che siete venuti a trovarci. Oh. Allora, toglimi una curiosità. Sì. Ecco. Ma toglimi una curiosità, ma la verità, ma tu un bellissimo uomo robot che fa tutto dall'A alla Z, lo vorresti? No. Robot no, assolutamente. Niente. No. Anche in carne ed ossa, però solo che è robot. No. No, nemmeno. Anche io. Ma insomma non avrebbe successo questo uomo robot. Lei è un uomo robot, scusi. È un uomo robot. No, è carne d'ossa. Carne d'ossa. Ecco, ma dico, lei la vorrebbe una bella donna robot? Beh, non parlo perché sono mia moglie. Perché? Ah, perché sennò nel caso in cui ci sarebbe la possibilità di scegliere. Decisamente. Lei sceglierebbe una bella donna robot? No. Non la sceglierebbe? Robot, no. Niente, robot, niente. Ecco, vedi, questo che è? Il comune. Il comune, vedete, il comune di Serrenti. Vedete, questo è il monumento ai caduti? Precisamente, sì. Ecco. Va bene. Mancabile. Mancabile, beh, dappertutto. Andiamo! Buongiorno! Buongiorno. Mi spaventato un po' prima? Io? Perché? Ho fatto il cane. No. Attento che perdi il portafoglio, Soldi non ce ne sono, è sempre vuoto. Ascolta, ma se lei avesse la possibilità di scegliere una bellissima donna robot in carne ed ossa che fa tutto dall'A alla Z, la vorrebbe? Robot o come? Robot? Lei mi ha detto. Robot? O come? No, robot. No, allora, cos'è, un marziano? Un marziano. Non esiste. No, non le piace. No. Allora, in carne ed ossa solamente. Sì. Bravo. Vabbè, buon lavoro, eh. Non si è spaventato niente, io ho fatto il cane, niente. Qua c'è gente che scappa. Signora! Signora! Signora, si fermi! Si sposti! Signora! Aspetti poco a poco! Scappate la signora! Velocissima! Un fulmine! E te che sa... Non di una velocità unica, una cosa incredibile però. Pronto? Pronto? Chi parla? Tiziana, ma tu lo sposeresti un uomo robot? Niente, non ti piace. Va bene, ciao cara, ciao. Andiamo! Buongiorno!
Tutto bene? Tutto bene. Chi è D'Artagnan? D'Artagnan! E Portos dove l'hai lasciato? Ce l'ho da parte, diciamo che ce l'abbiamo nascosto. Nascosto, ascolta, ma tu una bella donna robot la vorrei. E cosa me ne faccio? Dall'A alla Z. Dall'A alla Z? Ma sì, dai. La prenderesti? Ma perché no? Oh, così farei fare. Ma allora io... Ma solo per aiutare! Scusa, cosa li vuoi far fare? Ma quindi secondo voi questa donna robot, questo uomo robot non vincerà mai? Ma credo di no, No. No, difficile. Qua c'è il robot. Robot. Qui c'è Robbot. Cos'è Robbot? Mangia 10 kg di patate al giorno. No, mantiene la linea, Sergio. Dite che sa la linea. Allora, cosa ride lei? Ha parlato sciupatiello. Sciupatiello. E cosa è sciupato lei? No. Allora, faccio vedere la... Ecco qua. Poi la puntata di martedì sarà sulla Brenti. Sulla pancia. Vabbè, comunque, una bella donna robot? Non me ne fare niente. Niente. Viva le donne in carne rossa. Certo. Anche gli uomini in carne rossa. O vorrebbe un bel robot maschio lei? No, niente. Cosa ride? No. Ridendo per il robot maschio. No. Andiamo, vediamo qua la gente. Vedete, quelli sono. Vedete, gli uomini dai mari capelli. Buongiorno! Come va? Male. Come sta? Bene. Meno male, va. È il più bello di Sanremo. Chi è? Lui. Fava, è Bucci. Scusa, voglio una curiosità, ma cos'è? Un nuovo look questa cosa del capello? Come? Il look del capello. No, come? A me piacciono. Vabbè, c'è, questo. No, perché abbiamo visto un altro in un'altra città, però c'aveva i capelli più corti al centro. A Larghiori. Chi è? Larghiori. È un ragazzo. Ah, ma dammi una curiosità, ma tu una bella donna robot la vorrei? No. Niente. No. Bella donna. No. Una bella donna robot. Come una donna? Da A alla Z. Ma di ferro? No, di ferro. Una bella donna robot in carne ed ossa sono dei macchinari all'interno. No, certo. No. Assolutamente no. No. Si è trasformato Larghiori. Larghiori? Ma come si chiama? Marco, sta facendo il militare. Marco si è trasformato in una ragazza, incredibile, vabbè. Ok, andiamo. Che ora è? Ah, ancora presto. A luna dovete mettere Sardegna 1, non A luna? Sì. Andiamo. I can do that. Guglielmo, si fa quattro muro. Ha visto? Siamo a Serrenti, una cosa incredibile. Veramente un bel paese, eh? Ascolta, stai tranquillo. Contento. Ti vogliono bene, eh? Sì, ma sì. Ma una bella donna robot la vorresti? Una bella? Donna robot. No, non mi piacciono così. Robotizzato no. No, è meglio al naturale. Al naturale. Va bene. Saluti per la stampa. Arrivederci. E così, fai una cosa più facciamo una spaccata. No, fai una cosa importante. Fate una bella spaccata, via. Organizzazione di spaccata. Allora, 1, 2, 3, spaccata. È andata bene, ma porta bene. Hanno detto che porta bene. Ascolta, dopo se sale qui al comune stanno facendo il sorteggio per gli scrutatori. Tu sai, i giratori lì sono tutti lì, eh? Adesso? C'è moltissima gente. Ah, adesso saliamo allora. Salutiamo, tanti saluti da Barrali, da Gianna De Socus. Questa è una piccola dedica per te, Guglielmo. Come l'aereo ti lascio la scia, con tanta simpatia ti lascio la firma mia. Ecco qua, da Barrali, vedete che bella. Continuate a scrivere chiaramente perché avete capito che noi chiaramente ve le facciamo vedere. Questa è una lettera di Adriana che ha recepito il nostro messaggio, quindi continua a recepirlo perché guarda, hai... ce n'è di bella gente che è in cerca di te. Guardate poi questa è stupenda. Però prima di farvela vedere me la copro prima. Allora, con affetto e simpatia da Vale e Miki, viene da Sesto. Siete pronti? Ah! Carina, le è piaciuta questa? Bellissima. Guardi. Bella. Bellissima, un bel leone. Con la mano, con la moglie. È bellissima. Ecco qua, questa è una bella cartolina che ci hanno spedito. Quindi continuate a spedire le cartoline e anche le lettere che noi chiaramente ve le facciamo vedere e ve le... Certamente, ma però una cosa voglio dire. Prima delle votazioni, sì. Allora,
che decide il governo. Il lavoro, com'è il lavoro? Ne tirano fuori il lavoro o che fanno? Io voglio sapere solo questo. Ci sono tanti disoccupati senza lavoro e ci sono quelli che hanno due sono pensionati e che hanno la pensione più lavorano. Quella è una cosa che io voglio spiegarmi con cuore, capito? Se non sono sincero che io, questi lavoratori che stanno così senza lavoro è una cosa proprio enorme e quindi è per quello che c'è la delinquenza e c'è anche questo scenario è così. Bravo. Se c'è il lavoro c'è tutto, c'è i soldi, c'è roba da mangiare, non si va a rubare, non si va nemmeno a bisticciare nelle strade per i soldi, che quando c'hanno bisogno fanno questo. Applauso. Bravo, contento? Bravo, grazie. Vabbè, quando grazie. Ci vuole? Sei sfogato? Sì. Adesso vado a bere un bicchiere d'acqua. Grazie. Troppo emozionato. Voglio salutare mio papà e mia madre. Perfetto, fatto. Cos'è, sei stancato di lavorare? Io? Non devo lavorare, io sono un caso integrato, sono già pagato dallo Stato. Ah, ecco, ha preso la palla e l'ha buttata per l'aria. Ah, beh. Ascolta, queste cose non ci... Andiamo! Vai là, vedi che sono municipio, ma questo è un municipio organizzato bene, buongiorno. Come va, tutto bene? Benissimo. Ascolti, ma la domanda di oggi è questa, stiamo arrivando verso il 2000, la soglia del 2000, c'è tutto meccanizzato, eccetera, ma si arriverà anche a scegliere un uomo robot? Un uomo robot? Per me, per il mio parere, non credo proprio. Non lo sceglierebbe mai? Anche se in carne ed ossa con marchingegni all'interno? No. Mi interessa il cervello, non il marchingegno. Brava, il cervello, non il marchingegno. Ufficio tecnico, incredibile. Siamo in visita a Serrenti, eh. Grazie, cos'è qua? Ufficio tecnico. La parrocchia? No, quello è la... Va bene a tenerlo lì. Il fisso che tenevamo quando c'era la... perché qua c'era la consigliare, prima dell'ampliamento, e quindi abbiamo lasciato la... Va bene tenerlo, eh? Beh, non si... è l'unico che almeno... Buongiorno. So che c'è... La benvenuta alla commissione elettorale. Ma mica ci possiamo entrare. Sì. Siamo morti. Ma almeno mi deve riprendere. Cos'è? Zitti. Aprite la cassa, dai, che la signora è meglio. Riunione elettorale c'è. Riunione elettorale? Sì, gli scrutatori, la designazione degli scrutatori. Questa è una cosa incredibile, questo non l'avete mai vista da casa. Dovete sapere che in ogni municipio della Sardegna si fanno le come si dice, che si fanno? Cos'è? Si fanno la nomina degli scrutatori, cioè coloro che dovranno a seduta aperta, si mettono all'aperta e c'è il sindaco. Cos'è? C'è il sindaco, una riunione. Una riunione, cioè. Possono partecipare anche gli abitanti. Possono partecipare anche gli abitanti, quindi anche noi. Fate silenzio. No, ragazzi, fate silenzio, perché sennò ce ne cacciano. C'è una riunione che stanno decidendo gli scrutinatori. Gli scrutinatori. Cioè coloro che dovranno scrutinare le schede per le elezioni. Vedete, fate silenzio. C'è l'area consiliaria. Facciamo tutti un silenzio esagerato. Silenzio. Qua la processione che c'è dietro. Fate silenzio. Come sta andando? Bene. Ma stanno chiamando qualcuno? Stanno sorteggiando. Stanno sorteggiando per le elezioni. Stanno sorteggiando. Come sta andando il sorteggio? Ma c'è anche un notaio? Oh, non lo so. Non credo. Avete visto? Stanno facendo il sorteggio. Ma scusi. Ti emozionato. Cosa ha fatto? Ambo lei? Ambo, niente, ho fatto. Ma ha vinto? Cos'è questa cosa? Sì, ho vinto la caccia al tesoro, niente. Lei ha vinto, cioè vuol dire che può andare a fare la scuola. Non ho vinto niente, magari. Comunità del comune delle quali è impedimento a porre